Io sono stato colpito molto favorevolmente dall'atteggiamento che hanno avuto questi studenti, innanzitutto dalla loro umiltà, dal pensare di doversi preparare prima di una manifestazione e farlo in tempo, per essere consapevoli dei motivi per i quali manifestano ed esserli in profondità. Mi hanno chiesto di studiare. E io credo che questo sia fondamentale, perché senza consapevolezza la rivendicazione della democrazia nel nostro paese non è pensabile. Un coordinamento degli studenti medi sono stati spaventati da quelle che sono le informazioni che hanno ricevuto sugli investimenti che verrebbero tagliati, diciamo, alla scuola e all'università. Sono stati spaventati dalle politiche di austerity, anche credo indirettamente dalle riforme sul mercato del lavoro che hanno delle ricadute sensibili anche sulla vita degli insegnanti delle scuole, sulla precarietà dilagante nelle scuole, sulla percezione dell'incertezza che poi inevitabilmente gli insegnanti trasmettono anche agli studenti. E questo è stato il motivo per cui io ho trovato il tempo per venire in piazza e abbiamo costruito delle domande insieme a partire da alcune cose che io avevo chiesto che gli studenti leggessero. Ci sono state le seguenti domande. Cosa è lo spread? Qual è il ruolo della BCE? E io ho cercato di rispondere a questa domanda innanzitutto facendogli capire cos'è il debito pubblico, che il debito pubblico, cioè l'accumulazione delle posizioni di disavanzo di questo paese nell'ultimo decennio, è cresciuto moltissimo per le pressioni speculative sui tassi di interesse. L'idea divulgata nella opinione comune che il debito pubblico italiano è il frutto di anni in cui i nostri nonni e i nostri genitori hanno vissuto al di sopra delle proprie aspettative è un'idea che non ha riscontro nella realtà dei dati e della teoria economica. Mi è stato poi chiesto di entrare nel merito delle differenze di politica economica del precedente governo Berlusconi e del governo Monti. La risposta è stata molto articolata, io ho cercato di fargli capire che visioni complottiste o troppo ideologicizzate, legate a logiche di partito, sono risposte frettolose, che bisogna studiare prima di trovare delle domande adeguate e che siano adeguate alle risposte che dal basso devono arrivare, rispetto però ad una verità conclamata, cioè è lo svuotamento della democrazia all'interno di questo Paese, che oggi si manifesta nell'assenza di dibattito parlamentare circa la politica economica e nell'appiattimento su un austerity che è illogica dal punto di vista economico, perché si crede che l'austerity possa sostenere la crescita. In realtà l'austerity si traduce in tagli della spesa pubblica e i tagli della spesa pubblica in nessun mondo hanno mai sostenuto la crescita economica. Mi hanno poi cercato di far ragionare su quelle che sono le politiche circa i finanziamenti della scuola, della ricerca e dell'università, che a loro stanno molto a cuore. E io ho dovuto riscontrare con i dati che dopo la crisi anche i paesi in cui la presenza di istituzioni private che regolano l'istruzione hanno avuto un aumento dei finanziamenti per quanto riguarda la ricerca e per quanto riguarda la scuola e l'università. Il nostro paese non ha avuto questo, anzi ha avuto un taglio. Questo è molto indicativo ed è ancora più indicativo anche un altro dato, la presenza di un disallineamento tra le competenze di chi va alla ricerca del posto del lavoro e i lavori che vengono offerti in questo paese. Questo è un paese destinato a declinare. Con tutto ciò che ne compete, nel migliore dei casi le persone che potranno andranno ad infittire la presenza dei cosiddetti cervelli italiani che emigrano all'estero.